di Toscana, un terzetto Indurain, Furlan e Chiappucci, mentre al comando ci sono sempre Bontempi e Petito. Infatti è stato bravissimo Indurain a prendere Furlan, ma soprattutto è stato bravo perché si è girato, ha guardato dietro e ha visto che il gruppo si era un po' staccato e ha continuato a tirare, mentre Chiappucci ha fatto entrare Furlan per dare il cambio. Ecco, sono rientrati Sierra, sono rientrati gli altri, hanno subito un minuto dietro di ritardo, sono rientrati tutti gli altri, quindi è stato raggiunto Sierra, sono stati raggiunti tutti, sono ancora avanti Bontempi e Petito. Bella azione secondo me di Indurain, perché nel momento direi decisivo ha lasciato andare via Sierra, ha lasciato andare prima a scattare Lelli, però quando è partito Furlan è stato il primo lui deciso ad andare a prendere, quindi il fatto che non voglia perdere la maglia rosa, questo è sintomatico. Io credo che i corridori, tanto credo che Indurain secondo, terzo o quarto in classifica, deve sempre lavorare comunque, quindi tanto vale che tenga la sua maglia e che corra dietro a quelli che gli fanno paura. E mentre De Las Cuevas ci informa il servizio radio al seguito del giro, è in difficoltà, anche ieri aveva perso contatto in salita, poi si era riportato in gruppo in discesa, oggi era andato in fuga per parecchio tempo, era stato anche leader della classifica, adesso in questa salitella finale perde contatto dal gruppo. Questo sta a dimostrare che molto spesso nelle corse a tappe tipo il Giro d'Italia, a volte le grandi salite, le grandi tappe che fanno paura non hanno degli effetti sperati di quello che noi vorremmo avere, ma nelle salitelle o nelle tappe medie come questa, e qui c'è una salita che va a 700 metri, nel giro di 2 km il gruppo si è sgranatolato in 5 o 6 gruppetti, quindi l'attacco di Furlan aveva messo in crisi, dico in crisi per dire, già Indurain, che è rinvenuto subito, ma però vuol dire che se dico i corridori hanno voglia di fare la corsa, su tutti i terreni sono sempre validi per poterla fare. Vediamo gli uomini della Ariostea pimpanti, pronti allo scatto, siamo con il gruppo a 3 km, con i due battistrada a 2 km dalla conclusione, mentre Giovannetti nelle prime posizioni con Giupponi e con il francese Rouet. Stanno arrivando le staffette, quindi stanno avvicinando i primi l'arrivo. Ricordiamo che l'arrivo a Melfici è l'ultimo chilometro, ci sono gli ultimi 500 metri con una pendenza del 5%, quindi arrivo leggermente in salita. Ed eccoci al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, sprint tra Guido Bontempi e Giuseppe Petito. Siamo ormai ai 900 metri e sempre Bontempi in prima posizione. Qualche anno fa il pronostico sarebbe stato facilissimo, scontato, e adesso c'è Bontempi netto vincitore. E adesso Adorni? Ma non lo so, perché bisogna vedere la freschezza dei due corridori. Bontempi è più scattante, più veloce, quindi bisogna vedere Petito se è abbastanza fresco per contenerlo. Bontempi ha lavorato molto, si è visto in questa fase finale, ha fatto sempre lui l'andatura, vuol dire che sta molto bene, si sente abbastanza tranquillo, però non si sa mai. Ed eccoci ormai in vista dello strappo finale, vi abbiamo già detto che gli ultimi 500 metri sono in leggera salita, noi preghiamo i due colleghi che avevano parlato prima di rimanere ancora accanto a noi, mentre scatta Guido Bontempi sullo strappo finale. Guido Bontempi si rimette a posto e alza le braccia controllando Petito. Allora, primo Bontempi, secondo Petito, è la 71esima vittoria in carriera per Guido Bontempi, ritornato oggi in ciclone. La media 36, non può permettersi più sprint a ranghi compatti. Ecco, Petito, abbiamo capito dalle labbra, o avevo i crampi, o i crampi, non ho potuto reagire all'attacco finale di Bontempi. 36.601 per 6 ore, 33 primi e 23 secondi,
ecco la volata per il terzo posto. E Pier Domenico su chioccioli, e poi Fontanelli, ecco la maglia rosa, ed è l'abruzzese Pier Domenico che si aggiudica questo sprint, mentre vediamo Pignoni in coda a questo gruppo con Martinello, con Vairetti, con Pascal Richard, con Nelson Rodriguez, con Rondon e con Pignon. Vediamo se ci sono uomini importanti in questo gruppo. Vediamo, c'è Leali, c'è Siboni, Cantoneri e poi c'è la maglia bianca di De Las Cuevas e in ultimo posizione Sean Yates a 1.40. Ecco Sean Yates, che ecco anche Ubrumov. Vediamo Furlan, vediamo se riusciamo a portare Furlan nella nostra zona, mentre ecco che vediamo che Chiappucci sta discutendo con Lelli e con Furlan, stanno discutendo pacatamente, tranquillamente, ma c'è in atto una discussione tra Lelli e Chiappucci, mentre arriva Spruch, un altro gruppetto con dei colombiani, tre colombiani, con un altro dei fuggitivi, Neil Stephens, micidiale il finale. Stephens si è staccato, mentre a questo punto possiamo, ecco che il nostro regista ci ripropone lo sprint, la vittoria di Guido Bontempi su Petito. Marco Evangelisti, un tuo giudizio su questo sprint? Beh, Bontempi è stato molto bravo, io pensavo che Petito potesse staccarlo sull'ultima rampetta, invece è avvenuto il contrario. Ma abbiamo visto, ci è sembrato di capire dal movimento del labbra che Petito si lamentasse: mi sono venuti i crampi. Prego i nostri colleghi, vediamo se Santini è pronto per le interviste. Sì, Adriano, sono accanto a Petito, vediamo di trovare conferma se il movimento delle labbra che tu hai letto era quello giusto. De Zan crede di aver capito che tu hai lamentato dei crampi nel finale. Così. Sì, nel finale ho avuto dei crampi, purtroppo abbiamo fatto un grosso sforzo ieri tutta la squadra, oggi ci teniamo a far bene perché i miei genitori sono nativi di queste zone, quindi ho dato tutto me stesso, però poi ho avuto la sfortuna di trovare un buon tempi più veloce di me, anche più fresco. Comunque c'è da dire che quando inseguivamo Perini lui è sempre stato passivo, e quella passività, diciamo, lui ha recuperato le energie giuste per fare lo sprint. Hai mai pensato di tentare una sortita nel finale per evitare la volata con Bontempi, che era scontato, ma era destinata a lui? Ma sì, io quando eravamo quei quattro in fuga pensavo di fare questo, però Bontempi aveva una freschezza atletica invidiabile, veramente degno dei suoi giorni migliori, quindi non potevo fare altro che arrivare al secondo. Mi dispiace per i miei tifosi, comunque è così. Una delle azioni più interessanti che abbiamo visto in diretta è stato lo scatto di Sierra. Vogliamo vedere quale logica tattica vi era in questo scatto. Non sei partito un po' troppo presto forse? No, è partito bene, solo che la salita non era molto impegnativa per farlo meglio, però comunque vedo che la gamba è buona e spero essere alle alte montagne per fare bella corsa. Comunque la ultima settimana dove ci sono, e spero di farlo tutto lo possibile. Anche per me, anche per tutta la squadra. Abbiamo notato qualche progresso in discesa, ti sei allenato apposta prima del Giro d'Italia? No, solo che non rischio, quello è il discorso, non rischio in discesa e uno casco, però l'anno scorso andavo davanti, rischiavo troppo, prendevo le curve senza frenare, per logico andavo fuori strada, quest'anno vado più piano e così non casco più. Grazie Lina, al palco vado a vedere se trovo Bontempi lì. No Giacomo, guarda, Bontempi è sul podio della premiazione, pertanto io ricoinvolgo Mario Forte e Marco